questa nuova puntata di Minecraft! Ebbene sì, eccoci tornati su Atmosphere! Con il dottor Birch! Birch! Probabilmente alcuni di voi avranno notato il piccolo spoiler che abbiamo messo nel video di ieri dell'urlo dallo spazio profondo. Altro non era che il dottor Birch, quel Birch. Simpaticone di questa mappa. E nonostante l'avessimo interrotta per colpa dei naniti! E invece perché mi è venuta la fobia dei naniti, non ce la facevo! No, non mi è ancora passata, mi sa che non possiamo continuare. Perché tu sei incantata l'arma, io no? L'ho trovata in un gabinetto. E quindi siamo pronti finalmente per concluderla una volta per tutte. Quindi andiamo! Di qua? Sì, andiamo di qua. La nostra ultima keycard, sempre questa keycard, è quella del livello gamma. Quindi dobbiamo andare nel livello gamma. Se ti perdi, ti pizzati. Segnati lo spawn point. Ormai, dopo aver giocato un po', stando giocando a Planetary Confinement, ci siamo sentiti ormai presi da queste follie spaziali. Da come... Sì, brava, ma io mi sono fermato al livello giusto per che il momento. Che sarebbe quello? Il gamma! Spawn il point! Gamma. Andiamo? Ok, buongiorno. Buongiorno. Cosa devo fare? Buongiorno, scusi, non è troppo gentile da parte sua seguirmi, grazie, no? Grazie. Bisogno. No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Via. Ok, te lo lascio. Non è male questo. È tutto tuo, ok. Ho dei bastoncini qui, me li mangio, sono sì, bastoncini al cioccolato. Duga! Cosa? L'esercito c'è. Ma non tieni occupati. Brava. No, ci sono gente infetta. Sono infetti. Molti infetti. Sì, moltissimo infetti. No. Troppo infetti. Dai, fammi mangiare questi biscottini. No. Tutti infetti. Tu dove sei esattamente? Sono qui a... Tienimi occupato. Sono tutti vestiti di rosa come piace a te. Quindi sì, va bene. Sì, bello, va. C'è qualcosa di utile in sto posto? No. Ok, vada, li sto tenendo. Ma esattamente che cosa serve venire da queste parti se tutte queste zone non servono a niente? Vieni. Sto morendo! Sono morto! Aspetta, una chicca del dottor Bert! Sì! Ciao, dottore! Ma come la sento bene oggi, il mal di pancia non la smette da attanagliare le viscere, Poverino. Vabbè, io sto morendo! Adesso, grazie per l'aiuto, ma morirò la stessa! Nella collezione archeologica! Sì! No, che carini! Un piccone d'altri tempi, una testa di quelli strani. Una testa d'altri tempi. Carina la palla. Carina. Oddio, che inquietudine. Sono qui fuori che mi sneakano. Un Batman sotto vetro. Dov'è Batman? Che carino. È bellissimo questo con gli occhi rossi. Che è stupendo, guardatelo. No, questo non lo ammazzi. Tu cosa c'entri esattamente? È carino. Ma è bellissimo. Ecco, con gli occhi rossi c'è una versione vampira di Batman in Minecraft di base. Ti che morde. Cerca di ucciderti. E cosa fece il dottor Bert nel posto più brutto del mondo? Dottor Bert, ma neanche l'ossigeno c'hai all'interno. Che schifo di posto. Specimen room. Nella stanza delle specie di ratti, topo. Fogna. Attento, c'è un gatto fogna che ci segue. Ci segue un gatto fogna. Un gatto fogna. I gatti fogna sono terribili. Che alito qua. Mamma mia. Ok, qua mi sembra. Sì. Chi è sta roba? Stanno facendo delle ricerche. Beh, non ho letto la notte del dottor Bert. Ecco che c'è un gatto fogna. Ai, dietro gatti fogna. Questi pazzi non capiscono quello che abbiamo trovato. Questo potrebbe salvare l'intera umanità. Questo ha il potere di eradicare tutte le malattie e renderci una razza immortale. Sì. È stata una brillante idea del dottor Jackson di rompere il razzo e fare in modo di nascondere le parti. Cosa? Così che nessuno possa scappare e la ricerca possa continuare. Ma che sei impazzito? Il dottor Bert voleva questa ricerca di sti pazzi. I naniti, come li chiama il dottor Jackson, fermeranno chiunque cercherà di avvicinarsi alla superficie per un lungo tempo. Noi saremo al sicuro qui dentro finché la nostra ricerca sarà perfetta. Ma sono questi due? E poi alla fine torneremo sulla terra come eroi. Ah, c'è solo un piccolo problema. Che sono tutti morti. Il dottor Jackson! E si è trasformato in una nanite. L'ho dovuto mettere in una gabbietta e ora mi gira sulla ruota da mattina a
sera, ma non so cosa dargli da mangiare. Dai, certo, più o meno è questo che stava dicendo. Va bene, comunque ci sono dei problemi. Quindi l'ha lanciato dal suo ufficio un pezzo della sua circuit board. Comunque, in ogni caso, dobbiamo tornare lì con un accendino e dare fuoco a tutti i comodini e le scrivanie. Basta che non siamo di birch. Ok, scusa. Ah! Non funziona. Potevi dirmelo! Ma ho visto tanto convinto! Niente, proprio adesso? Ma dobbiamo aprire la porta? No! No! No, sì. No! No! Addio! No! 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 Vieni, 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 vieni! Ho sbagliato! No! Ma, cosa hai sbagliato? Sbagliato. No, smettila! Tu difendimi, ti guardo se questi cesti a qualcuno... Sì, no, le è caduto una arachide! No, che ho fatto? Voglio una arachide, no! Aspetta! Ho trovato un energy bar, un tower roof, un'altra... Mamma mia, allora, ma sta gente... Ah! Aia, chi è stavolta? Poteva invece di scrivere e stare a fare qualcosa di utile? C'è qualcosa qui dentro, c'è una porta, Apri la porta! Ma che è ucciso tu! Mi hai ucciso! Poteva avere della roba utile! Ah, anche questo? Uccidili, uccidili tutti! Magari quello di loro nasconde una chiave in tasca! Vai, non si sa mai, no, perché... C'è un altro che ha pensato la stessa cosa. E dai! Mamma mia, no, ci metti un sacco a morire, sì? Ma con la keycard! Sì, e aveva la keycard del dottor Freeman! E aveva la keycard del dottor Freeman! Sembra che tu abbia delle spade laser di Luke Skywalker infizzate, guarda, sei molto carina, veramente. Grazie. Allora, abbiamo due nuove keycard, una per il tower roof, quindi per il tetto, sì. Perché e l'altra per il dottor Freeman Office. Guarda quanto è piccina, vista da qui. Ma che carina, non è che cambi molto con la realtà, eh. Ma che carina. Ok, sai che ti ricordo quando ti ho preso quel giorno al mercato delle pulci? Visto ste pulci come sono pericolose? Ste pulci, mamma mia! Sono veramente rabbiose, ste pulci. Ma che cos'è? C'è un cesto, non cadere così tanto di sotto anche... Sono caduta anche sotto anche... E vai! Che bello andare in giro con te! È utile! Con il cuore muoio. No, ecco, esatto, stiamo muoio. Morendo. No, c'è gente, no, ce l'ho! Ce l'ho! C'è dei creeper per terra, visto che è carino. Ma uccidi, ce li aiuta, aiutami. Aiutami, dammi vita, muoio. Dammi vita. Attento, scappa dei nanniti. Vai, la nuova frontiera dei cappelli. Il nanite. Non voglio nanniti in testa. No, muoio, una misteriosa nota, wow! Sono la lista della spesa di qualcuno. Ho nascosto la chiave Epsilon nel solo Array Field Storage Facility. Vai oltre Lion Supply Synthesizer e c'è un salto e c'è una scala che dovresti poter raggiungere. D'accordo, poi c'è un tunnel, poi c'è una scala, poi gira a destra, passi sotto il bar nella cantina di quella persona simpatica, chiedi un bottone e ti verrà aperto al terzo rintocco delle campane verdi e blu. Dove? Allora, questo deve essere solo facility array, ma se tu... Come ti sono... È quello che cercavamo noi in poche parole. Quindi. Che mi deve essere nel muro? Sì, esatto. Questo è l'Iron Supply. Scusi, Iron Supply? No, no, tu sei un libro supply. No, no, no. Aia! Algo che ti ancora ti... lo più. No! Basta fare più. Ha detto dietro l'Iron Supply. No, che c'è poca vita! C'ho ossigeno, mi manca! E c'è tutto che mi manca. Ci sono delle scale? Sì, è vero. Vai! Ce l'ho fatta, ma sto morendo. Ho poca vita. Ok, sali. Addio, sei tornato al mondo. Come? Hai mancato il bersaglio? Sì. No! Eccola, l'Epsilon Level! Ce l'abbiamo fatta, l'Epsilon Level. Aspetta, ma dove? Siamo nella sabbia. No, ma dove siamo? Non stai tanto bene. Ma dove siamo finiti? Non abbiamo ossigeno. Tu non hai ossigeno. Dove sei? Qui! Buongiorno! Buongiorno! Cos'è sto coso? È una nita sotto vetro. Ma che carino! Hai
no. Tenerissimo. Ma che te, ma lì, con gli occhioni dolci dolci proprio. Li hai assaggiati? Perché sì, che buono. Tieni, c'ho questa. Dottor Freeman, è una carta di credito vuota per te. Grazie, cos'è? Come si chiama? Quella della lavanderia. La lavanderia, carina. È un negozio che vende solo lavanda. Mi rendo conto che è stato un errore anche solo provare. Ma dovevamo fare qualcosa quando mio fratello, il dottor Freeman, è suo fratello, giusto? Potevate dargli anche un nome prima, tipo uno non so, si chiamava Gordon e l'altro Morgan, cioè pensavo giusto per Gordon, giusto per dargli dei nomi a caso nel tipo. Sì, e quando mio fratello Freeman Gordon è stato colpito, è stato, si è ferito nell'esplosione della meteora, il dottor Jackson ha detto che sarebbe stato in grado di salvarlo, anche se il dottor Kaios ha detto che invece era spacciato. Abbiamo preso il suo corpo e l'abbiamo portato dal dottor Jackson. E il dottor Jackson ha fatto delle cose strane e mi ha mostrato una strana creatura che era chiamata Nanite. Ancora questi naniti? Ha detto che avrebbe rimpiazzato la carne che si era ferita con del metallo cibernetico. Il cuore batteva di nuovo e mio fratello stava tornando. Però a un certo punto è successo qualcosa. Si è alzato, mi ha guardato, mi sono reso conto che non era quello che sembrava. Infatti un suono metallico provenne dalla sua gola e a quel punto ci si mise a inseguirci. Che bellissimo. Il dottor Jackson è entrato nel panico. Io sono entrato in un gabinetto invece e dentro nel gabinetto dei Power Labs. L'ho perso di vista e ora devo andare a scoprire che cosa sta succedendo. Quindi finalmente abbiamo scoperto qual è il concetto. Praticamente le naniti malefiche. Ma ha tirato una keycard. Una nanite? Che tenerezza. Parlavamo dei naniti, quindi si è scoperto che le naniti sono un alieno che hanno trovato di base su questo pianeta, su questa meteora, e quando l'hanno trovato hanno fatto faccio degli esperimenti. Questi hanno effettivamente ridato vita alle persone morse, ma per farlo hanno trasformato in queste zombie. Cose schifose, infette e terribili. Aia! Aia! Sparagli! Aia, siete tanti! Giù. Quanti diavoli siete? Ma sparagli lontano. Ah, giusto! Sparagli! Sparagli, naniti! Sparagli! No, mi hai buttato di sotto! Scusa, ho sbagliato! Carogna. Ho sbagliato! Mi hai consigliato di... La... Mi hai consigliato di sparare o ho sparato? Ma non a me! Chipart! La zona... No, mi è caduta! Perché non l'ho messa nell'inventario? Sei una pecora! Ripigliala subito! Mettiti l'armatura! Ripigliala! Ok, ce l'ho stavolta, ce l'ho! Via naniti, via naniti, via! Ecco, naniti, illuminatemi, grazie! Grazie naniti! Grazie, molto gentile da parte vostra! Troppo buoni! No, l'ossigeno! L'ossigeno, torni dietro, prendi l'ossigeno, scappa! Dopo secoli stando nella più completa nausea, la trovo una cosa semplicemente assurda e impensabile. Non si può mostrare in un video una zona di minuti e minuti nauseata! Brucia! Guarda, è sì, bruciato. Sì, no! Keycard! Mission Control! Forse possiamo finalmente scappare da codesto pianeta! Ma sarebbe anche un po' l'ora! Mamma mia! Andiamo finalmente verso il Mission Control! Sì. Dove spero tanto, finalmente, di far partire il razzo e andare una volta per sempre lontano da questo posto, che questa mappa è fatta molto bene, ma è veramente, veramente tanto difficile. Per uccidere anche solo uno dei nemici ci vuole un tempo spaventoso. E quindi secondo me l'avrebbe dovuto fare. Puoi scegliere la difficoltà. Cos'è la casetta di Gianmarta? Questo qua cos'è? Da! Certo, ho colpito io. Quale sarà? Sarà l'under? Sarà la... Dite, non lo so, io entro. Cioè... No! No! Bruciali! Sì, c'è uno dietro, vedi, ti difendo! No! C'è uno spawn point dentro! C'è uno spawn point dentro! No, aiuto, sbrigati! Ah, muoio! Io sono ancora viva per ora, quindi sbrigati a tornare! Arrivo! Ho preso la keycard! Ce l'hai fatta! Ho presa! Che keycard è? Non lo so, ho avuto male per il tempo di leggerla! Non lo so, ora lo guardi tu, Va bene, dobbiamo saperlo. Non dobbiamo sapere che sono morta. Vabbè, come si chiama quella diamante di keycard? Si chiama Rocket Keycard. Rocket Keycard! Dobbiamo andare al razzo. Stiamo andando finalmente a partire. Via, da
questo, Rocket. Sì, non sarà quella la cosa laggiù. No, l'ossigeno maledetto. No, aspetta, qui c'è il mission control, mi sembra. Mi sembra che fosse da questa parte. Svegliati. Dimmi che è questo, Spawnpoint! Mission control! Kick out! Sì! Ci siamo! Oh, ben... Chi è stato? Guarda! Cosa? Buon uomini? Ma chi sei? Il dottor Jigson! La colpa di tutto! Il nemico finale! Il boss dei boss! Sarà la cattiveria! Ma perché continua a soffrire? Chi è che mi sta sparando? Ma chi è? Chi sta soffrendo? Non ho mai più. Ma chi è che spara? Chi spara? Sei tu che spari! Ma non a te! Ma per me uccidi tu! Dottor Jigson! Ah, sono caduto! No, che bello! È uscita una nuova versione di ping pong con i Jigson, sì, esatto, Mel Jigson ping pong. E gli infetti, esatto. Sono è un nuovo gruppo molto musicale, molto alla moda. Guarda, vai! Con i metallici molto strani. No, sono Jigson! Ma hanno fatto ping pong usando me! Povera pallina mia. Dov'è il dottor Jigson? È sceso un pochino. Per le scale? Un pochino sì. Ma io non l'ho mica visto, cioè mi ha ucciso con un colpo. Sì, dottor a volte Jigson. Non ti guarda neanche. Dottor Jigson! Vieni subito, vieni sotto. Ma non lo vedo. È qua? Sì, è lì. Ma non lo vedo. Ma a volte succede. Non lo vedo. A volte succede anche questo. Non lo so, io sto cercando di uccidere. Aia! Dottor Jigson, non mi spaventi così. Jigson, mi uccide con un colpo! Il boss finale! È un bifido. Dov'è? Dov'è? No, è diventato invisibile. È lì nell'angolo. È diventato invisibile, non ho più modo di scoprire. Lo vedi. Non so già uccidere qua. Brava. E qua sotto spara. Sparo anch'io. Aia! Non a me. Dove è andato? È tornato su? Non lo so. È tornato? Non lo vedo. È ancora giù. Non lo so, come faccio a sconfiggere un nemico invisibile? Malefico, aspetta, è laggiù per le scale. Dove? Io ho quasi finito le frecce. Dov'è? È appena addosso a te. Ah, mi hai sparato tu però anche se vai addosso a me. Dottor Jigson! Ora ci vado a morsi. A morsi! Dai! No, un altro infetto, uccidimi l'infetto. Ma neve, io... Aspetta. È morto qualcuno. Chi è morto? Sì! Ho messo un pezzo strano, è morto Jigson! È morto finalmente! Mamma mia, mi ucciderò su! Chi sei tu? Sei strano, sei brutto. No, vai via. Cosa ci ha lasciato? No, delle sbarrette energetiche! Solo quelle? Buono, abbiamo ben 5 pezzi della astronave. Fantastico! Speriamo che non ce ne servano 9 magari. Allora a quel punto addio! Addio mondo! Standpoint! Attento la nite! Dov'è sto nanite? Ovunque. Nanite! Ho trovato il primo nanite, penso, mentre stavo scavando. Sembrava solamente una schifezza di metallo. A quel punto la volevo usare come barattolo per metterci dentro la Coca-Cola, ma poi ho visto che la Coca-Cola era finita e ho capito che era attratto dal suono che facevo mentre facevo i gargarismi la mattina. Coca-Cola, sì. Esattamente. Anche se per quello è più consigliabile utilizzare direttamente dell'aceto. Dicono che sono buoni. Migliora l'alito sicuramente. Ho deciso di fare in modo che continuasse a scavare. E a quel punto sono andato a controllare cosa stava succedendo. La mia assistente Delaine è stata attaccata da questa creatura perché aveva una ferita. Gli si è saltata addosso. Gli ha iniettato addosso questa schifezza che fanno. E ho visto che la sua pelle si trasformava come in metallo. Fortunatamente avevo la mia pistola al plasma e l'ho messa a KO. L'ho chiusa dentro una stanza e sono scappato a dirlo al capitano Mac Tocco, perché ha detto che avremmo dovuto distruggere tutto e lasciare la base per evitare che tutto questo ci contagiasse. Ma io non gliel'avrei permesso di distruggerla, perché io sapevo che in qualche modo sei riuscito a trovare che la sua abilità di curare le ferite potesse diventare utile al prossimo. Dopo tutto gli faceva diventare dei robot, quindi al massimo ci siamo trovati tantissimi androidi per aiutarci nelle faccende domestiche, per esempio a suonare le lattine vuote, giusto? Bene. Io non volevo assolutamente che il capitano Mac Tocco lo dicesse a nessuno. Per questo motivo ho tagliato le comunicazioni della base e ho rimosso l'ignition dal razzo, così che nessuno potesse lasciare la base. Malefici! Solamente dopo che la mia ricerca sarà finita voi potrete andarvene. Io sarò l'eroe dell'umanità.
grazie a questo potere. Inoltre ho rotto l'ignition da alcune parti. E ho dato le varie parti alle persone. Le parti dell'astronave. Carino. Sono d'accordo, tutti malati di mente. Non vedo l'ora di rotolarmi nei soldi che avrò quando tornerò sulla Terra. Non ci torni sulla Terra. Forse perché ti abbiamo appena ucciso? Ok, fatta. Non gli piace. No. Ma devo farlo in un modo giusto, sarà impossibile. Può darsi. No, è impossibile. Sì, 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 uno è giusto, uno è giusto. Solo uno! Mamma mia! Quello è giusto. Scassalo, aspetta. Ora le azzecco tutte. Questa. No. No. Questa qua. No. Mamma mia, a destra. Sì, sì, l'unico che l'ho messo. Questo. No. Batteria. E... sì. Che annuncia. Oddio, tutte le parti sono state correttamente piazzate. Abbiamo l'ignition. Quindi abbiamo riparato tutto e possiamo finalmente partire! Deve esserci la fregatura finale! Come c'è la fregatura finale? Abbiamo tutto, ho ottenuto il launch pad che ci ha dato il dottor Jigson e abbiamo anche il rocket! Possiamo partire! Partiamo! No, 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 no! Quanta gente! No, 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 no! Le scale, le scale, le scale, le scale, le scale, le scale, le scale! Scale, scale, stiamo andando! Verso la morte. Perché? No, no, no. Dai, ma c'ero quasi. Ero già a metà scala. C'è uno zombino schifosino. No, no, devo sbrigarmi. Via, via, evita lì. C'è uno zombino. Dove? Sì. Quanti sono? Basta con questi infetti. No, non inizio adesso, no, non ho tempo per giocare con voi oggi. Domani. Se fossero quelli domani. Quasi quasi faccio mordere anch'io da una nidia se si diventa così forte. Trovi, poi la voce metallica, non è che serve. No, sono Kira. Cosa? Dai, ce la puoi fare. Siamo in due, non potranno sparare entrambi. Non dai, dire queste dai, cose. Dai, dai, ci siamo. Sì, è sì. Chiuso. Rocket, siamo sul razzo, finalmente possiamo partire. Sì. Sì, ship pass, ce l'ho la ship pass. Ce l'ho una. Una ship pass. No, non va, come no. No, aspetta, cosa? Perché un'altra keycard? C'è la fregatura finale. Perché dobbiamo cosa? Cosa vuol dire? No, devo andare nel fuel storage. Non abbiamo quello nella lava? Non lo so. Devo uscire di nuovo. Sì, con tutta la fatica che ho fatto per entrare qua. Almeno lievito, almeno lievito. Via, 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 via. Ok, ma via, tu, ecco, tu cecchina dall'alto. Tienili lontani da qua, tu cecchina. No, 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 no. No, no, no. Per un per. Eccolo laggiù. Dice che è questo? Prova. Fuel storage, sì, brava, brava. Sì, dicevi persa prima, sì, è vero. Sì, mi sono persa dappertutto. Vabbè, almeno ti sei ricordato. Ho trovato le barrette a cioccolato, stant'io. È buono. Ma che pretendi, qui nello spazio non è che si conserva bene. Quindi, ora che sia l'ultima missione, voglio finalmente andare sulla Terra. Dopo, praticamente, lui, questo dottor Jigson pazzoide, ha trovato un nanite e ha deciso di utilizzarlo per i suoi scopi di curare la gente. Ma un cerotto no, eh. Avete visto che cosa è successo? Povero dottor Bert, lui è un suo alleato, tra l'altro. Andiamo! Oxigeno. No! No! È pieno! Che di schifo di cosa? Schifo! È pieno di schifo! No! No! È andato qualcosa! No. Fate entrare! No! No! Devi tornare laggiù! No! Nanite! Basta! Dimmi che sono finiti! No! C'è ancora! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ok, ok! Cosa c'è? Cos'è? Un cestino, c'è un cestino! Rocket fuel! Ok, scusa, sono depizzato, non ce la facevo più. Pazienza, vai, metti quelle parti. Ci siamo, abuso. Ci siamo. Dov'è la... Dov'è cosa? L'alta, ce n'è una, alta? Ce n'è un'alta non qui. Non è vero. L'hai tolta? No, io non ho tolto niente. L'hai tolta tu? No, non è vero, io non toglierei mai. Ok, è apparso questo. Ignition, switch. Sequence activated. Ignition in T-minus 10 seconds. Stiamo partendo? Non è vero. 8 7 6 5 4 3 stiamo partendo, ciò! Guarda, non ci credo, stiamo partendo! Sì! Che terremoto! Mamma mia, aiuto, siediti, che hai messo la cintura almeno! No, ecco, no. Sapevo io, aiuto! Ah, ho messo la cintura! Siamo finalmente partendo! Andando per la, sulla Terra, spero! Spero! Finalmente un posto sicuro! Lontano! Ah. No, da, da,
dalla nausea. Segni vitali stabili. Cosa è successo? Cosa? Sono morti. Non mi piace. Stiamo morendo senza ossigeno, ti ricordo. No, l'ossigeno! Non abbiamo. No! No! No. No. Ma non era un posto dove. No, no, non si. Ah! Che cazzo? Dove? Dove? Che è successo? Damaged unit's terminal. Locazione sconosciuta. Cioè non siamo finiti sulla terra. Ma c'è l'erba. Hanno trovato. C'è un villaggio laggiù. O forse. No, siamo sulla terra. Forse siamo sulla terra. Ma non sappiamo dove. Ci sono delle birce laggiù. Che siamo schifo. Siamo davvero sulla terra. Siamo tornati a casa. Finalmente. Finalmente, mamma mia, bellissima mappa, ma veramente tanto, tanto, tanto crudele. Coniglietti, ah. Ci sono i coniglietti. Ora siamo davvero sulla terra. C'è gente. Che bella gente. Wow. Ciao. Come siete belli. Siamo finiti nel paese delle bellezze. Ah, che bello. Vabbè, guardate, io ci sto impazzendo comunque. Possiamo toglierci la roba finalmente. Quanto? Possiamo toglierla? Sì. Si respira. Ossigeno finalmente. Allora possiamo veramente sulla terra. Certo che testini che sono brutti, sono, ma c'è un coniglio però, dai, perfetto. Siamo nella terra veramente. Perlomeno possiamo dire che non incontreremo mai più i naniti. No, ci ritroveremo un giorno, vedrai. C'è un coniglio seduto a tavola che ha la testa stanca, si sta appoggiando lì. È un po' stanco, sta dormendo, poverino. Ok, non so dire se c'è una casa finale o un posto strano da cui dire qui è la vera fine della mappa, non ne ho idea, quindi sto girando un attimo a vuoto. Comunque, veramente, è fantastico. Sta andando. Sta bruciando perché tutto. Perché sta casa sta bruciando? Siamo colpa nostra. Siamo pezzi nostri. Mi dici? Ci siamo portati dei pezzi, scusi buon uomo. Chi sei tu? Cosa ci fai? No! Perché no! Sta no! Casa no! 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 Detto! No! Te l'ho detto, no! No! Li abbiamo portati! Abbiamo portato i naniti con noi! Non ci posso credere! Non ci posso credere! No, Non ci credo! È finito Atmosfera! E abbiamo portato i naniti anche sul pianeta in cui siamo capitati! No! Non ci credo! Dov'è? Non li ho visti a bordo! Malefici! Malefici! Thanks for playing Atmosfera! Yeah! Davvero, complimenti! Quindi davvero, ce l'abbiamo fatta da qualche... Sì, siamo arrivati da qualche parte. Sì. Questa però non è la Terra. Siamo anche riusciti a portare dei naniti con noi. Bene. Ragazzi, un'altra civiltà è stata distrutta. Grazie a voi! Evviva! Grazie! Felice. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa serie. E alla prossima! Ciao! Aia! E come non finire questa mappa mortale?